Un altro breve aggiornamento sulla situazione di emergenza che stiamo vivendo. A costo di essere noioso e fastidioso, lasciatemi però iniziare ricordando a tutti di stare a casa, di muoversi solo ovviamente per motivi di lavoro e di salute e di stretta, strettissima necessità. Quindi, siccome tanti mi state chiedendo: ma posso uscire a fare questo, posso fare quest'altro? La risposta ce l'avete voi. Ed è la risposta alla domanda: devo per forza fare questa cosa perché è strettamente necessario oppure posso rimandarla? Se potete rimandare, rimandate qualsiasi cosa. Mi segnalano anche alcune situazioni di difficoltà per quanto riguarda le code, che sono molto lunghe in alcuni orari della giornata, soprattutto nei supermercati della nostra città. Quindi rinnovo tutti innanzitutto la pazienza e la comprensione, diciamo, di queste modalità assolutamente straordinarie per accedere ai supermercati e anche ai negozi. E dall'altro lato, lasciatemi ricordare nuovamente di uscire anche ad acquistare nei supermercati se solo sia strettamente necessario, se non si può rimandare, insomma, non c'è bisogno di fare scorte, uscite solo se davvero vi mancano i generi di prima necessità. E soprattutto utilizziamo anche i tanti negozi di quartiere, di vicinato, che stanno facendo un servizio molto importante, pur nel rispetto scrupoloso di tutte le norme di sicurezza e di distanza interpersonale. Ovviamente la situazione è straordinaria, ma è necessario essere tutti molto, molto attenti. Ricordo anche per chi ne ha davvero strettamente bisogno, penso alle persone anziane, alle condizioni di fragilità e che non riesce ad uscire di casa o ha difficoltà a farlo per la spesa e per i generi di prima necessità. C'è la disponibilità sia della Misericordia di Quinto che dell'Auser in collaborazione con altre associazioni di svolgere il servizio di consegna a domicilio e quindi ritrovate su questo posto i riferimenti, rivolgetevi a loro solo quando è strettamente necessario, ovviamente. E tanti mi state anche chiedendo infine questioni diciamo secondarie ma che poi so essere importanti come il pagamento delle rette dei nidi o del trasporto scolastico. Nei nostri regolamenti è già previsto che in caso di chiusura ci sia, diciamo, la riduzione delle prossime fatture dei giorni in cui i servizi sia degli asili nido che del trasporto scolastico non sono stati effettuati. Infine, altra questione, ci sono alcune scadenze di imposte comunali, penso alla COSAP, l'imposta per la pubblicità ed altre per il 31 marzo. Queste scadenze sono e saranno prorogate, quindi sospese e prorogate fino al 31 maggio, ma su questo troverete comunicazione ufficiale sul sito del Comune di Sesto. Vi invito sempre a prendere informazioni sui siti e sui canali informativi ufficiali del nostro comune e non solo, e di seguire alla lettera tutte le norme che ormai conosciamo anche fin troppo bene. Chiudo qui, ci aggiorniamo presto, mi raccomando, massima responsabilità e solo grazie all'impegno di ognuno di noi che possiamo farcela. Forza!